entrambe in cerca di riscatto, entrambe vogliono dare una scossa alla propria classifica. United, Futsal Latina e Città di Pontinia di fronte tra loro nella sesta giornata del campionato di Serie D. Una sfida che potrebbe dire molto sulle reali potenzialità delle due compagini che sono state piuttosto altalenanti finora nelle prestazioni e nei risultati. Dalla palestra Vito Fabiano di Sabotino, un cordiale buon pomeriggio da Enrico Pasquali Voluzzi. Partiti dunque con la formazione dello United Futsal Latina che gestisce il primo possesso della partita. Della personalità, lo United Futsal Latina ha iniziato meglio la gara, conclusione a colpo di sicuro da parte di Venturiello. Gervasi, il sinistro da parte di Venturiello, sta sulla sinistra per Gervasi. Venturiello al centro, questo pallone interessante per Arduin. Attenzione ancora a Venturiello, 3 contro 1, Venturiello il sinistro e la risposta da parte di Quercini. Fatica, un'enorme difficoltà la formazione di casa a rendersi pericolosa. Attenzione a questa combinazione. Altra conclusione in porta che è stata scoccata da Bertacchini. Ancora Benda sull'auto di destra. Prova il tiro a Benda che colpisce un fragoroso palo. E Benda che già in precedenza è stato molto pericoloso. Mameli il destro in maglia bianca. Fagioni, Mameli il destro. È attento il portiere di Benda, ma dobbiamo dire che ci sentiamo di essere favorevoli. Attenzione intanto a questo destro da parte di Quaresima. Sulla destra per Gervasi. Attenzione a Ferreri. Conclusione a colpo sicuro. Se la cava qui il portiere Quercini. Attenzione, c'è una buona chance qui per Millozza, è bravissimo Cesaro a rallentare la manovra, non è finita, attenzione a questo destro di Quaresima. Ancora Cesaro, allarga sulla sinistra, il tiro in porta che si infila sul secondo palo, è passata in vantaggio dunque la formazione di casa con Bertacchini nella circostanza. Tutto da rifare, bel tiro intanto e altrettanta qualità nella parata da parte di Sabatino. Masala, punta l'avversario Masala. Destro di Masala che colpisce l'incrocio dei pali. Attenzione intanto a questo tentativo spettacolare sulla sinistra da parte ancora una volta di Bertacchini. Riceve a Benda il pallone, Mameli. Attenzione, errore da parte di Mameli e arriva il pareggio di Masala. Che ingenuità da parte di Mameli. Il miglior momento della Città di Pontinia con molto ordine. Attenzione intanto al tiro, respinta del portiere avversario. Riparte adesso Genovesi, grande chance per Genovesi che in seconda battuta supera il portiere Sabatino e porta in vantaggio la propria squadra, ribaltato in un amen. Dunque l'andamento di questo incontro, coinvolto ancora Venturiello. Sulla destra per Fagioni, 1-2 che si chiude e il tiro in porta. Adesso non ha nessuna fretta la squadra ospite di riprendere il gioco. Pallone catturato da Bertacchini che caccia in porta, ancora un riflesso strepitoso del portiere e finisce dunque questo incontro con il Città di Pontinia che vince 2-1 sullo United Futsal Latina. Ed è tutto da Enrico Pasquali Coluzzi. Un cordiale arrivederci e risentirci per i prossimi incontri con Mondo Futsal.